Buongiorno da Minorca. Questa è la vista dalla nostra stanza. Tommy, dai il buongiorno. Dov'è che siamo? In vacanza. Siamo qui ormai da diversi giorni e Tommy si sta divertendo tantissimo, vero? Stamattina ci stiamo preparando per andare in spiaggia e vi portiamo con noi. Colazione in camera per Tommy, pancake. E per noi brioche presa qui al mini market e un succhettino di frutta. Abbiamo appena finito di preparare gli zaini, indispensabile quest'anno la borsa frigo per tenere tutto al fresco. Ovviamente viaggiamo sempre leggeri, considerate che ombrellone, giochi da spiaggia, tenda da spiaggia sono già in macchina. Oggi andremo in una spiaggia qui vicina, quindi sarà anche più comodo. Dopo, quando torniamo, vi faccio vedere la nostra stanza. Andiamo, Tommy, sei pronto? Abbiamo preso gli unici gonfiabili. Sono loro i oddio, come si chiamano? Non mi sto venendo il nome, i braccioli, ma ovviamente non li voglio utilizzare. In Sardegna avevamo portato anche il salvagente, il canottino, ma lui vuole stare così. Tra l'altro, ho preso una grandissima confidenza con l'acqua, si tuffa, va sott'acqua, vero? Zero paura e non vuole niente. E quindi lasciamo tutto a casa. Si parte, andiamo a far vedere fuori com'è bello. Vi faccio vedere fuori perché è davvero molto carina la vista. Allora, dal terrazzo abbiamo la vista sul mare. Questa invece è la parte interna dove ci sono appunto tutti gli appartamenti, tutte le stanze con queste palme meravigliose. E là c'è il mare. Tra l'altro anche la spiaggia vicina all'hotel è molto molto carina, ci siamo già stati un paio di volte. Questa mattina siamo andati alla spiaggia Arenalden Castel, che dista circa un quarto d'ora di macchina dal nostro hotel, quindi una spiaggia che si trova sempre al nord di Minorca. E abbiamo trovato la spiaggia molto molto bella, l'acqua era pulita, un po' come tutte le spiagge che abbiamo visto, e anche questa è perfetta per i bimbi, alla fine abbiamo proprio selezionato spiagge ideali per bimbi piccoli e infatti come potete vedere c'erano tantissimi bambini, questo anche perché tanti hotel affacciavano proprio su questa spiaggia, quindi famiglie con bimbi che soggiornavano nei dintorni venivano secondo me sempre qui, quindi l'abbiamo trovata un po' caotica. Pausa pranzo, ovviamente sempre sotto l'ombrellone, come ogni giorno un panino, e anche Tommy lo mangiava sempre molto molto volentieri. E poi ne ho approfittato e ho preso anche del cocco fresco. Nel tardo pomeriggio, come ogni giorno, tornavamo in appartamento per stare qualche ora in piscina, visto che Tommy amava stare nell'acqua della piscina in quanto era bassa. Quindi lui toccava, poteva tuffarsi, divertirsi, giocare come voleva in completa sicurezza, ovviamente sempre con noi insieme a lui. E quindi ne abbiamo approfittato per passare qualche ora direttamente in piscina. Faccio due chiacchiere con voi, sospettando Ste e Alice che sono usciti. Stasera mangeremo una pizza qui a casa. E anche perché Tommy è crollato, quindi è stata la soluzione migliore mangiare a casa. E quindi ne approfitto per farvi vedere un attimo l'appartamento, una sorta di camera barra appartamento, perché c'è anche una piccola cucina lì. Quindi a volte ci capita di mangiare qui, in realtà più che altro è sempre la colazione. Questa è la seconda volta che ceniamo qui. Di solito invece ci piace uscire, a pranzo siamo sempre in spiaggia a mangiare. È abbastanza grande, quindi dai, non è male. Abbiamo scelto il Beach Club Menorca, che è una sorta di appartamenti hotel, appunto. C'è la possibilità di fare la pensione completa, la mezza pensione, avere dentro solo la colazione, o come abbiamo scelto noi, solo la camera e insomma il pernottamento. Tutto il resto noi l'abbiamo lasciato fuori, anche perché ci eravamo informati, per la colazione ci hanno chiesto tipo 18-22 euro a testa e quindi abbiamo detto no, vabbè, anche no. E poi per il resto sapevamo di voler avere il pranzo fuori, soprattutto la cena, per poter uscire, insomma, girare un pochettino, e per il pranzo non avere gli orari per dover quindi rientrare in appartamento, in camera, per poter pranzare. Infatti normalmente ormai siamo qua da diversi giorni, cosa facciamo la mattina? Prendiamo
dei croissant freschi, giù c'è una sorta di mini market, quindi prendiamo la colazione, la mangiamo in camera, prepariamo anche i panini, prendiamo sempre dei panini freschi, l'affettato, lo farciamo, lo portiamo in spiaggia, mangiamo sempre pranzo al sacco, insomma, sotto l'ombrellone, così da poter stare in spiaggia il più possibile, però in realtà non stiamo tutta la giornata, perché essendoci qua una bella piscina e Tommy abbiamo visto che si diverte molto, cosa facciamo per non farlo stancare neanche troppo? Verso le 3, 3:30 lasciamo la spiaggia, veniamo in appartamento, andiamo in piscina, siamo in piscina fino alle 6, 6:30, poi veniamo in camera a farci una doccia, ci prepariamo per la cena. Devo dire che comunque è non impegnativo con un bimbo piccolo, però non si riesce a girare l'isola come ovviamente facevamo prima, perché comunque non vogliamo ad esempio raggiungere spiagge troppo difficili da raggiungere o complicate, sotto il sole fa tanto caldo, abbiamo mille cose e quindi stiamo scegliendo delle calettine, delle spiagge facilmente raggiungibili e sicuramente avrete già visto qualcosa e devo dire che per quest'anno è stata sicuramente la scelta migliore. Poi quando sarà un pochettino più grande potremo allora magari spostarci un pochettino di più, però devo dire che per essere la prima volta non sta andando affatto male. Ora preparo la tavola, anzi prima vi faccio vedere il tour della stanza, poi preparo la tavola perché se arrivano non è pronto poi mi sgridano, quindi rimediamo subito. Vi mostro la nostra stanza, il nostro appartamento di questa settimana. Appena si entra c'è questa cucina che noi in realtà non utilizziamo per cucinare se non il mattino per fare colazione, per il resto non la sfruttiamo mai, siamo sempre fuori. Frigorifero però è comodissimo perché così possiamo mettere un po' di bevande in fresca e anche i ghiaccioli da poter utilizzare poi nella borsa freezer, che è stata la svolta, tutti gli altri anni non l'abbiamo mai presa, invece almeno così in spiaggia abbiamo le cose sempre belle fresche. Poi appunto qui c'è il tavolo per mangiare, noi solo durante la colazione lo utilizziamo, un divanetto, poi il balcone, dopo vi faccio vedere bene anche fuori. Qui c'è un piccolo salottino ed essendo noi stavolta in quattro, qui c'è anche una sorta di divano letto, ma in realtà poi è un letto singolo e qui dorme appunto Alice, che è la nostra nipote che è venuta in vacanza con noi. Qui vi faccio vedere subito, c'è il bagno. Non è grandissimo, però va più che bene. Ecco, ecco qui il lavandino. Ovviamente non c'è il bidet. E poi c'è la doccia, che devo dire non è neanche piccolina. Il bagno, a differenza del resto dell'appartamento, è stato ristrutturato. Infatti anche il pavimento è stato cambiato rispetto invece a questa zona, che si è stata rivista da quel che ho letto dalle recensioni. Quindi sono stati cambiati insomma gli arredi, però come vedete è molto 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 semplice. E poi qui c'è invece la nostra camera da letto. Ora parlo a bassa voce perché Tommy si è addormentato, è ora di cena e è crollato, oggi ha giocato tantissimo, è stato tantissimo in acqua, ha fatto un riposino questo pomeriggio sotto l'ombrellone, ma non è stato abbastanza, quando poi si è svegliato non ha voluto più sapere di dormire e è crollato. Quindi alle 7:30 di sera, fantastico. Comunque questa è la nostra camera da letto, che è molto grande, c'è anche il lettino per Tommy, normalmente dorme nel lettino. E qui, non badate al caos, c'è una sorta di armadio che abbiamo riempito con le nostre cose, cassaforte. E questa è la stanza, c'è anche il televisore, che però non abbiamo praticamente mai acceso. E poi c'è questo terrazzo che è parecchio grande con il suo tavolino fuori, e l'appartamento è vista mare, che meraviglia. Il mattino è verso, insomma nel tardo pomeriggio, verso sera, questo orario è bellissimo perché c'è un clima fantastico. E poi ci sono i parcheggi per le macchine di chi non è alloggia qui, e la vista è davvero molto molto bella.
In realtà è ancora più bella per gli appartamenti che si affacciano sul mare dall'altro lato, perché proprio dove c'è la spiaggia, quindi la mattina quando ci si alza si vede questo mare azzurro meraviglioso, invece essendo dietro qui l'acqua è decisamente più alta e l'effetto non è lo stesso, ma comunque la vista è lo stesso, molto molto bella. Siamo in macchina, stiamo andando a Sombu in spiaggia, siamo già stati il primo giorno, ci è piaciuta molto, quindi oggi ci torniamo in sottofondo in navigatore perché non conosciamo le strade. Sono qui dietro con Tommy che stranamente adesso si è rilassato, vero? E appena arrivo vi facciamo poi vedere la spiaggia, che è bellissima, acqua bassa, pulita, facilmente accessibile, raggiungibile, c'è il parcheggio gratuito, tra l'altro qua i parcheggi sono gratuiti ovunque, quindi comodo. In Sardegna invece ogni parcheggio era sempre a pagamento, quindi questa cosa mi piace molto. E adesso non vediamo l'ora di arrivare, vero Tommy? Un saluto. Che cucciolino. Bello. Ed eccoci arrivati a Sombu, una delle mie spiagge preferite perché è molto grande, l'acqua è bellissima come potete vedere dalle immagini che parlano da sole, bellissima, pulitissima, anche qui l'acqua è bassa per una bella tratta, quindi Tommy si divertiva ovviamente tantissimo. Poi abbiamo beccato anche un po' di onde, quindi abbiamo giocato anche a saltare le onde. È una spiaggia che vi consiglio anche se non avete bambini perché merita davvero tanto. Abbiamo appena finito di fare le valigie, oggi ultimo giorno, si parte, tra l'altro abbiamo beccato tutta settimana con tanto caldo, sole, proprio belle giornate. Oggi verso sera mettono pioggia, stamattina tira già un po' di vento, è un po' nuvoloso, quindi andare via così mi dispiace un pochettino meno. Adesso appunto abbiamo fatto le valigie, lasciamo la stanza, staremo un pochettino qui in piscina, visto appunto il tempo non andiamo neanche in spiaggia perché c'è un bel ventone e sicuramente so già che non facciamo il bagno, quindi siamo un pochettino qui in piscina, mangiamo qualcosa al volo e poi direzione aeroporto, che è questa sera verso ora di cena partiamo, quindi alle 5 lasciamo proprio ufficialmente la zona dove siamo. È stata una bella vacanza, sicuramente più impegnativa rispetto a quella in Sardegna, essendo in villaggio avevamo tutto comodo, così con un bimbo piccolo dovendoci spostare quasi ogni giorno, sì, sicuramente più impegnativo. Infatti abbiamo alla fine deciso di non visitare certe spiagge, certe calette che anche tanti di voi mi avevano consigliato su Instagram, perché magari raggiungerle era già tipo un'ora di macchina dalla nostra stanza, quindi già lì diventava pesante. Poi bisognava camminare parecchio a piedi, il parcheggio non era proprio vicino alla spiaggia, non era così accessibile facilmente, insomma magari bisognava camminare un po'. Io sono anche appunto incinta, come ormai sapete, come vi ho annunciato su Instagram, e quindi abbiamo preferito vedere sì spiagge diverse quasi ogni giorno, però qui nella nostra zona, noi abbiamo alloggiato al nord di Minorca, e quindi qualcosina abbiamo visto. Siamo stati due volte a Sombu, bellissima, ve la straconsiglio, come avete visto nelle clip precedenti. Molto bella comunque anche la spiaggia che c'è qui vicino al nostro appartamento. Noi abbiamo soggiornato al Beach Club Minorca, il mare vicino è bello, quindi vale la pena anche soggiornare qui per questo. Quindi se avete bimbi piccoli, non volete fare chilometri su chilometri, qui vi trovate comunque la vostra stanza comoda con la zona piscine, volendo potete fare anche la pensione completa, e in più qui vicino comunque ci sono delle spiagge molto belle, una davvero a 3 minuti a piedi, quindi sicuramente molto molto comoda, mamma, e voi sicuramente mi capirete. Detto ciò, chiudiamo le valigie e scendiamo. Ciao stanza, è stato bello per questa settimana, valigie chiuse, se non ti si vede perché c'è una luce pazzesca che arriva dalla finestra, e ce ne andiamo. Vi faccio vedere Tommy che sta mangiando i cricherini stamattina. Stiamo facendo danni. E fa danni, vero? Fa un po' di danni? No, no. Andiamo a casa? Andiamo a casa, Tommy? No. Vuoi stare qui, amore? Adesso mettiamo i sandaletti, togliamo le calzine e andiamo. Comunque è uscito un pochettino di sole alla fine, quindi non male. Ciao, mare!
valigie pronte, borsone pure. L'unica cosa che dobbiamo lasciare qui è l'ombrellone che abbiamo preso appena arrivati in un mini market, utile e indispensabile per andare nella spiaggia libera, per avere un pochettino di ombra, oltre la tenda che ci siamo portati da casa. Pensavamo che nello zaino ci potesse stare, invece no, quindi lo lasceremo qui. Le prossime persone che alloggeranno in questa camera si troveranno il nostro ombrellone. Ombra, dammi. Bye bye. Come divertirsi in piscina. E ne approfitto per farvela vedere, visto che questo è tranquillo. Questa è la piscina più grande. Qui è profonda circa 1,90 m. E dalla parte di là invece c'è quella piccolina per i bimbi. Praticamente siamo sempre noi. Poi qui c'è un barettino. Qui sotto si può mangiare qualcosa. E poi là dietro c'è il mare. Attento Tommy, pericoloso. Questi sono tutti gli appartamenti. Piccola clip aggiuntiva direttamente da casa. Allora, non sono riuscita a filmare tutte le spiagge perché non sempre portavo la macchinetta fotografica, o se la prendevo non sempre riuscivo a gestire tutto, e quindi alla fine alcune spiaggettine che abbiamo visitato non le ho riprese con la fotocamera. Magari vi metto qualche foto. Ad esempio, una spiaggia che vi consiglio dove andare per chi ha bimbi piccoli dell'età di Tommy o anche più piccoli è Bini Beca. Si trova al sud di Minorca, è una spiaggetta non tanto grande, però l'acqua è meravigliosa, pulitissima, basta per un bel tratto, una bella vista, ci sono anche poi degli scogli se volete fare salire per fare poi delle foto un po' più dall'alto, cosa ad esempio che io ho fatto in solitaria, sono andata a fare due passi, e è davvero molto bella e ve la consiglio. Tra l'altro poco prima di arrivare, davvero 2 minuti a piedi prima, ci sono dei tavolini all'ombra dove potete magari tornare per pranzo, per fare un picnic al fresco. Subito prima della spiaggia ci sono sulla strada un sacco di parcheggi gratuiti, quindi il parcheggio si trova facilmente. Considerate che noi siamo arrivati di domenica, siamo andati una domenica ed erano tipo le 10 del mattino, 10:15, quindi non era neanche prestissimo, abbiamo trovato parcheggio facilmente e in 5 minuti a piedi dal parcheggio siamo arrivati in spiaggia. Noi ci siamo sempre organizzati, siamo sempre andati in spiaggia libera, quindi poi ci portavamo dietro l'ombrellone e quant'altro che è indispensabile per stare un po' all'ombra, ed è il tutto assolutamente gestibile. Non abbiamo mai preso però il passeggino per una questione di praticità, almeno quello lo lasciavamo in macchina, però tutto il resto ovviamente veniva con noi. Un'altra spiaggia che abbiamo visto, ma che però alla fine non ho ripreso per assurdo perché ci siamo andati due volte, quella vicino al nostro hotel, che si chiama Arenal de Sonsaura, se non sbaglio, e anche quella è davvero molto bella. Anche lì l'acqua è bassa, la sabbia è fine, non finissima come in altre zone, in altre spiagge che abbiamo visto. Comunque è sempre sabbia, non ci sono sassolini, non c'è niente di tutto ciò, quindi anche lei comoda per chi ha bimbi piccoli, che si riempiva ma non più di tanto. Noi, avendola proprio due passi dall'hotel, alle prima delle 10 del mattino eravamo già in spiaggia. Non siamo super mattinieri, noi ci svegliavamo con calma alle 8, facevamo la nostra colazione, poi raggiungevamo la spiaggia verso le 10, però abbiamo sempre trovato posto, sempre, e quindi anche quella è una spiaggia che, se ancora non avete visto, se dovete andare a Minorca, segnatevela, perché è davvero molto molto bella. Tra l'altro in certi tratti la sabbia è anche rosa, quindi è molto particolare anche da questo punto di vista. Io come sempre spero che questo vlog sia stato di compagnia per voi. Se avete in mente di visitare Minorca nelle prossime settimane o l'anno prossimo, insomma, spero con questo video di esservi stato in qualche modo utile. E nulla, vi mando un grandissimo bacione, grazie di essere rimasti con me fino alla fine del video e ci vediamo molto presto. Ciao ciao!